Golf e solidarietà sono queste le due parole chiave del torneo Invitational Shipping Pro-Am che a Rapallo ha visto scontrarsi 32 squadre in una gara di beneficenza per la Fondazione Malattie Renali del Bambino. Da 19 anni è un appuntamento fisso che ha mancato soltanto due edizioni a causa del Covid. La competizione, infatti, è nata nel 2004, ideata da Stefano Messina con un gruppo di amici del mondo dello shipping, e da 3 anni si tiene in memoria di Paolo Messina. L'obiettivo e lo spirito, ritrovarsi ormai da tradizione, sono 17 anni che facciamo questa iniziativa, a parte comunque le parentesi dei 2 anni di Covid. Infatti il prossimo anno festeggeremo i 20 anni dal lancio e l'obiettivo è solo raccogliere proventi finanziari che destiniamo alla Fondazione delle Malattie Renali del Bambino, che è un'eccellenza presso il nostro Istituto Gaslini, dove numerose aziende, imprese genovesi e non solo, tante imprese nazionali comunque continuano a sostenere l'iniziativa per portare a casa questi proventi che poi stabilmente nel corso dell'anno vengono prevalentemente utilizzati per fare ricerca e sviluppo all'interno del reparto di nefrologia e di sostegno alle famiglie poco abbienti i cui figli sono ricoverati pazienti presso la struttura. 90.000 euro è il maxi assegno che si va ad aggiungere a più di 1,5 milioni raccolto negli anni per sostenere i progetti di ricerca dell'Istituto Giannina Gaslini. La cosa che dà veramente gioia a noi che siamo i consiglieri, e io che sono presente ormai praticamente ad honorem da un sacco di tempo, è che veramente è un gruppo di amici che in tutti questi anni continuano a voler aiutare i Gaslini, che è nel cuore di tutti noi, ma divertendosi, quindi con un senso di gioia in tutti i sensi. Ed è bellissimo, abbiamo fatto feste, abbiamo fatto serate, cose molto serie, ma tutte sempre pensando che dei ragazzi, dei bambini meno fortunati di noi possono avere qualcosa di più. E devo dire la verità, le mamme quando vado al Gaslini corrono per abbracciarmi e io devo dire, non so se lo faccio per generosità, tutta questa organizzazione, per puro egoismo e gioia di vedere questa riconoscenza, qualcosa che riempie il cuore a me e a tutto questo gruppo di amici intenso che anni e anni lavorano per questo, devo dire, è proprio gioia. Ogni anno ci si stupisce di come questa macchina veramente complessa riesca a mettersi in moto, a funzionare e a portare questi risultati così, così eccellenti, sia in termini di successo della gara di golf, che so che per gli appassionati è un richiamo fortissimo, e sia poi, lo dico anche egoisticamente, tra virgolette, dal punto di vista di noi che poi beneficiamo di questa raccolta di fondi, anche una raccolta di fondi veramente importanti destinati alla ricerca scientifica e quindi a uno scopo alto. Presenti nella lunga sfida imprenditori, manager e professionisti del mondo dello shipping, dell'economia e della finanza liguri e da fuori regione. Ma durante la serata è stata anche l'occasione di consegnare il premio in ricordo proprio di Paolo Messina a Gianluca Caridi, ricercatore del laboratorio di nefrologia molecolare Rosanna Gusmano, che si è distinto per particolare generosità e abnegazione. L'identificazione di nuovi geni malattia permette di dare una diagnosi certa alle famiglie, quindi molte volte le persone e le famiglie stesse con i loro piccoli vengono e chiedono che cosa ha mio figlio. La genetica ci permette, in buona percentuale di questi casi, di dare una diagnosi certa e di dare comunque un'identità alla malattia. Questo è molto importante per le famiglie perché loro in questa maniera sanno con cosa stanno combattendo.